Ciao amici di Fan Week, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dedicato alla città di Roma. Quest'oggi parleremo del 1º maggio, quindi festa dei lavoratori, ma perché si festeggia questa giornata? Quando è nata? Chi l'ha inventata? E poi che cosa si potrà fare e che cosa non si può fare in questa occasione? Di questo e di molto altro ovviamente vi parlerò, ma solo dopo la sigla. Quindi attendete, pazientate e tra poco ci rivediamo. Festa del 1º maggio, dicevamo, festa dei lavoratori, una celebrazione importante, una giornata importante che solitamente è accompagnata da tanti eventi, soprattutto eventi live come il concerto del 1º maggio di Roma, non solo, poi è nato anche quello di Taranto e via discorrendo. Quest'anno, come lo scorso anno, non si potrà assistere al concerto del 1º maggio in presenza. Di solito, insomma, da tutta l'Italia arrivavano gli spettatori, il pubblico, per assistere a questa giornata dedicata alla musica, a fare festa, ma anche alle riflessioni. Ma si potrà comunque seguire un po' come l'anno scorso in televisione e quindi vi daremo un po' di informazioni anche per come seguire il concerto del 1º maggio 2021. Partiamo dall'inizio proprio. Quando è nata la festa del 1º maggio? Chi di voi lo sa? La festa del 1º maggio non l'abbiamo inventata noi, ma l'hanno in realtà inventata i francesi, i nostri cugini francesi, nel 1889. È nata grazie durante un congresso della Seconda Internazionale, per l'esattezza è stata istituita il 20 luglio del 1889 e che cos'era la Seconda Internazionale? La Seconda Internazionale era un'organizzazione appunto internazionale fondata a Parigi dai partiti socialisti e da quelli laburisti europei. E tra le varie interventi principali, tra le varie azioni più famose, c'è appunto quella di aver proclamato il 1º maggio come giornata internazionale dei lavoratori. Perché? Perché durante le riunioni venne stabilito che bisognava lottare a tutti i costi per chiedere alle autorità pubbliche di ridurre la giornata lavorativa ad 8 ore. La data del 1º maggio perché fu scelta? Per celebrare i lavoratori che nel 1886 a Chicago, durante una manifestazione operaia che è stata appunto repressa nel sangue, persero la vita. Ci fu l'impiccagione di 8 operai durante questa manifestazione e una manifestazione che avvenne nel 1886, quindi 3 anni prima della proclamazione della Festa Internazionale del Lavoro. La manifestazione durò 3 giorni e fu una vera e propria battaglia dove da una parte avevamo i manifestanti, dall'altra la polizia, e ne riportò un totale di 11 morti. Per quanto riguarda l'Italia, la festa del 1º maggio è stata festeggiata a partire dal 1891 da ambienti vicini all'area socialista, però non era una vera e propria festa istituzionale. Nei primi anni del Novecento, il 1º maggio si caratterizzò anche per la rivendicazione di altre cause come il suffragio universale, la lotta contro il colonialismo e contro la partecipazione dell'Italia alla guerra mondiale. Che cosa è avvenuto? L'avevamo già raccontato in occasione del Natale di Roma. Nel 1923 il fascismo si mise contro, diciamo, alle celebrazioni del 1º maggio. Perché? Perché questa festa aveva delle origini socialiste. Quindi proibirono ogni festeggiamento in quella giornata e spostarono la celebrazione della festa dei lavoratori al 21 aprile, che coincideva con il Natale di Roma. Quando il fascismo è caduto, la festa del lavoro è stata ripristinata nuovamente alla sua data storica, alla data internazionale, quindi quella del 1º maggio, e dal 1947 è diventata ufficialmente festa nazionale. Tuttavia, siccome
Abbiamo iniziato a festeggiarla in Italia nel 1891. La data del 2021 è molto importante perché ricorre il 130° anniversario della sua celebrazione. Quindi, più che mai oggi va festeggiata, quest'anno, insomma, va festeggiata questa festa così importante e fondamentale. Il primo maggio veniva festeggiato anche nell'antica Roma, perché anche se aveva un significato totalmente diverso e non era collegato ai lavoratori, perché corrispondeva alle Laralia, ovvero le festività in onore dei Lari, che erano le divinità familiari che rappresentavano gli spiriti degli antenati defunti e quindi venivano celebrate con piccole cappelle rustiche che venivano erette ai crocicchi delle vie, dove i contadini poi facevano alcuni riti sacrificali. Inoltre, nel primo maggio, il primo maggio era anche dedicato alla dea della fecondità e del risveglio della natura, ovvero Maya. E quindi si dice che ogni primo maggio i sacerdoti del dio Vulcano offrivano in sacrificio a Maya una scrofa gravida, così che anche la terra fosse gravida di frutti e quindi fosse molto fertile. C'è una tradizione mangiareccia che è legata al primo maggio, almeno per quanto riguarda Roma, ovviamente. Primo maggio si sposa con i picnic, con le scampagnate, ma soprattutto con fave e pecorino, un abbinamento che da sempre accompagna il maggetto romano, cioè la tradizionale appunto gita fuori porta che si usa fare nel giorno della festa dei lavoratori, se non si va al concerto del primo maggio, ma niente vi vieta di portarvi fave e pecorino anche al concertone del primo maggio. Le fave sono uno dei legumi primaverili per eccellenza e poi si sposano perfettamente con il loro gusto, con il loro sapore, a quello del pecorino con la lacrima, quello poco stagionato che quindi è ancora molto aromatico. Devono essere chiaramente freschissime le fave. Per capire se sono veramente fresche c'è un trucco facile da applicare. Se provate a spezzare un baccello in due, il suono deve essere proprio un suono, un bello schiocco, no? Per intendersi. Poi vanno sgusciate soltanto quando le vorrete consumare, e poi c'è anche chi, insomma, ecco, le condisce con un po' di sale, le mettete in una ciotola tutte insieme, oppure ve le potete mangiare così e via con il pecorino. Io di solito, insomma, non resisto e vado al Naturlich, come si suol dire. Che cosa si potrà fare però a Roma in occasione di questo primo maggio, visto che siamo in zona gialla, ma ci sono comunque delle restrizioni che dobbiamo rispettare? Dovremo rinunciare, come dicevo all'inizio, al concertone organizzato da CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni, ma lo potremo appunto seguire in televisione. Non sarà da Piazza San Giovanni, ma come è accaduto per l'anno scorso, sarà fatto dall'Auditorium Parco della Musica. Scusate, mi distraggo, ma perché ho le gatte che stanno facendo il macello, ma non importa, stanno festeggiando anche loro in anticipo. Lo show sarà chiaramente senza pubblico, un po' come era avvenuto l'anno scorso, però lo potrete seguire in diretta TV perché verrà trasmesso da Rai 3 dalle 16:30 alle 19:00, poi nuovamente dalle 20 alle 24:00. Ci sarà un ospite d'onore straordinario, ovvero Noel Gallagher, ex Oasis, che torna a esibirsi nella capitale della maratona musicale romana dopo la sua esibizione del 2019, esibizione in presenza, ecco come si suol dire. La line-up però del concertone del primo maggio di Roma è veramente molto ricca, perché ci sono Fedez e Francesca Michelin, Colapesce e Di Martino, LP, Madame, poi c'è Bugo, ci sarà anche Max Gazzè con la Magical Mystery Band, gli Extra Liscio, Piero Pelù, Motta, Michele Bravi, la rappresentante di Lista, Alex Britti, il Zen Circus, veramente sono tantissime, ve li sto leggendo, l'Orchestraccia, Mara Sattei, i Modena City Ramblers, Noemi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrong on You, Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Folcast, Coma Cose, Fasma, veramente Edoardo Bennato, la lista è veramente molto lunga, la potete leggere nei link che vi stiamo mettendo. Oltre ovviamente ai big c'è stato anche tutto il contest legato agli emergenti, ma troverete tutte le informazioni nel nostro articolo.
dirigere, a condurre questo concerto speciale ci sarà Stefano Fresi e tornerà anche Ambra Angiolini. Quindi, insomma, un appuntamento assolutamente da non perdere. Vi ricordo anche che è possibile visitare i giardini di Ninfa, perché dal 1º maggio riaprono questi stupendi giardini e quindi sarà possibile andare. Si possono prenotare gli ingressi, si possono prenotare anche sul posto e le aperture ovviamente sono calendarizzate e vi vado anche a dire quando. Per quanto riguarda il mese di maggio, potrete vederli il 1º, il 2, l'8, il 9, il 15, il 16, il 22, il 23, il 29 e il 30, quindi sempre legato al fine settimana. Poi ci saranno aperti anche a giugno, a luglio, agosto, settembre, ottobre e il 1º di novembre chiuderanno. Gli ingressi seguiranno ovviamente delle regole ben precise per garantire la sicurezza dei visitatori, che non dovranno però rinunciare alla loro passeggiata per godere appieno della bellezza di questo straordinario, straordinario giardino. Per informazioni vi dico i numeri telefonici 378-3012-866, che è attivo il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, oppure il 378-3012-864, che è attivo dal martedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30. Il New York Times ha definito questo, il giardino di Ninfa, come il giardino più bello e romantico del mondo, perché ci sono piante che arrivano da tutti quanti i continenti, perché ci sono i bambù, i papiri, e poi ci sono i gelsomini, gli aceri, i pioppi, insomma, ci sono delle rovine medievali, per cui potreste proprio, ecco, pensare di aver fatto un salto indietro nel tempo. E concludiamo questo appuntamento con la top 5 dei tweet più carini e simpatici dedicati al 1º maggio. Iniziamo con il quinto posto, dove troviamo questo straordinario tweet della diva stressata. 1º maggio, diva stressata. Aspettate che ve lo faccio vedere a tutto schermo. Eccolo qua. Come potete vedere, ecco, ci suggerisce, dice: tocca a Pia e fave, eppure il pecorino non si può festeggiare il 1º maggio senza. E andiamo avanti. Quarto posto, abbiamo un ex aequo, perché qui dice: carambra, io non dimentico. E il video in questione, girato appunto, fa parte della puntata di chiusura del 1º maggio 2020, quando Ambra ha detto: ragazzi, tutti mi chiedono sempre perché non canti sul palco del 1º maggio, t'appartengo, celebre hit di Ambra Angiolini durante Non è la Rai, e lei gli ha detto: Lodo, prepara lo stato sociale perché il prossimo anno la facciamo. Quindi chissà se Ambra Angiolini effettivamente farà t'appartengo sul palco del 1º maggio. Dicevamo comunque quarto posto ex aequo, eccolo qua. Bambi, re della foresta, dice: io comunque non dimentico che l'anno scorso Ambra ci aveva promesso che quest'anno avrebbe cantato t'appartengo al concertone del 1º maggio. Quindi, come vedete, rimaniamo sempre in linea, perché questo è veramente un topic importante e vedremo se accadrà. Rullo di tamburi, terzo posto. Turismo Roma dice: Piazza del Campidoglio si illumina di nuovo con la magia del videomapping. Fino al 1º maggio la facciata di Palazzo Senatorio farà da cornice alle proiezioni Effetto Roma, sguardi e paesaggi nella città eterna, progetto di Livia Cannella. Guardate la meraviglia! Andiamo al secondo posto. 1º maggio piantiamo tutti un albero. L'idea è di M49 Libero Orso, l'orso più simpatico del web. Ma se tutti i suoi e i miei follower si uniscono e chiedono a due altri, potremmo piantare tipo 60.000, 120.000, 180.000 alberi. Che ne pensate? Earth Day 2021. Questa è Costanze Reuscher. È una bellissima idea. Potrebbe essere veramente un modo diverso per festeggiare il 1º maggio e soprattutto, ecco, dimostrare anche che ci teniamo al nostro pianeta. E infine, rullissimo di tamburi, il 1º posto quest'oggi per il tweet più bello va a Inchiostro Simpatico. Dice: possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. Lo ha scritto Tolstoi. E il quarto stato, invece, Giuseppe Pellizza da Volpedo 1901, che è al Museo del Novecento, è l'immagine del quadro che accompagna questa didascalia, che ci è sembrata essere la più bella. Quindi
Vi ringrazio per essere stati con me, per averci seguito anche in questa puntata. Vi ricordo che se volete iscrivervi alla newsletter di FanWeek per essere sempre aggiornati su quello che accade nella capitale, è possibile ed è molto facile, basta andare sul sito, nella sezione Roma. Selezionare il box rosso dove c'è scritto newsletter, inserire la vostra mail e automaticamente sarete inseriti nel nostro database e vi arriverà ogni settimana la mailing list, la newsletter, scusatemi, di FanWeek con tutti gli eventi e quindi il reminder su cosa potete fare nella capitale. Se invece volete segnalarci un evento, vi ricordo che lo potete fare utilizzando il box blu, sempre nella sezione Roma di FanWeek, inserite la data, il luogo, una descrizione dell'evento e automaticamente verrà inserito nella pagina degli eventi FanWeek dedicata a Roma. Vi ringrazio ancora per essere stati insieme a me. Io vi auguro un buon 1º maggio. Spero che lo possiate festeggiare nel modo migliore. Riflettiamo ancora un po' però sulla questione del lavoro più che mai in questo periodo. Vi bacio, grazie per avermi fatto compagnia. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao, buon weekend a tutti.